Saturday, babe. For is the girl with you, we're one and the same. But I believe in miracles, and a miracle is happening tonight. Oh, yes, indeed. But if you think about my baby, it don't matter if you're black or white. Oh, yes, dear. And with my message in the Saturday sun, I had to tell them I am second to none. Taught about equality, and it's true either you're wrong or you're right. Oh, yeah. But if you think about my baby, it don't matter if you're black or white. Town is devil, our town is tough, our town is business. So when the going gets rough, I scare no brother, I scare no sheets, I scare nobody. Girl, when the going gets mean, don't tell me you're agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Oh yes. But if you think about my baby, it don't matter if you're black or white. Oh, yes, dear. Oh, and if you think about my baby, it don't matter if you're black or white. Yes. But if you think about my brother, it don't matter if you're black or white. Oh, it's black, it's white. It's tough for you to get by. It's black, it's white. It's tough for you to get by. It's black, it's white. It's tough for you to get by. It's black, it's white. It's tough for you to get by. It's black, it's white. It's tough for you to get by. It's black, it's white. Woo! Signore e signori, Vincenzo Olivieri. Grazie a tutti, buonasera, bentrovati, eccomi qua, buonasera. L'appuntamento è quello con lo Zoo Tour 2014. Applauso a quelli dell'Olivieri's Mama Band che vi hanno aperto la serata con questo brano musicale bellissimo. Io vi ringrazio per aver affollato ancora sempre di più, sempre più numerosi questo spazio dell'Arca, a cui fare un applauso per ospitarci e per aver fatto diventare un cinema, un teatro. È un esperimento nuovo e devo dire che questo spazio ce lo siamo conquistati e abbiamo pensato di fare tappa proprio qui a Pescara, in uno spazio così bello, così originale e con una scenografia, naturalmente, con questo grande schermo che vi dà la possibilità di vivere anche tutte quelle rubriche che noi abbiamo all'interno dello Zoo Tour, proprio come al cinema, insomma anche di più. Grazie. Che cos'è questo Zoo Tour 2014? Che cosa, perché l'avete inventato? Perché? Ma perché noi naturalmente siamo diventati tutti quanti animali, siamo chiusi nelle gabbie, allora rompiamo queste gabbie e divertiamoci, perché siamo tutti quanti animali da palcoscenico e quindi come tali dobbiamo cercare di incontrarci, di stare bene insieme e di parlare, di giocare, di cantare. Questo è un contenitore dove c'è di tutto, è anche un contenitore molto tecnologico. Vi hanno mai detto, sicuramente sugli aerei, non accendete il telefono, oppure al teatro spegnete i telefoni, eccetera eccetera. Noi invece i telefoni le diciamo a tutti quanti di tenerli accesi, dovete tenerli accesi e dovete collaborare con noi, perché noi naturalmente abbiamo l'opportunità, attraverso gli sms, soprattutto il numero che vedete qui dietro alle mie spalle, lo Zoo Line, di entrare subito in contatto con noi. Vedete qualcosa, lo spettacolo non vi piace, segnalatecelo, noi metteremo l'sms lì che arriva e cambieremo a volo la scaletta. Non so, non vi gusta bene come sono vestito, scrivetelo, poi me lo diranno, e quindi insomma tu potete interagire con noi, potete segnalarci dei video, e se noi più tardi avremo anche degli ospiti, potete anche fare delle domande direttamente voi, così insomma mi aiuterete a fare interviste, insomma interagiremo. E naturalmente abbiamo in tutta questa interazione anche dei collegamenti che vanno al di fuori di questa struttura. Voi sapete benissimo che noi abbiamo una radio partner, e io farei un forte applauso a Radio Parsifal, che è la nostra radio partner del tour. E noi dovremmo avere in collegamento Skype, ormai è un'abitudine,
Dovremmo avere Luca Teseo che ci dovrebbe, diciamo, ragguagliare su quelle che sono le novità per quanto riguarda appunto quello che succede all'interno di Parsifal, perché Parsifal come Radio Parte naturalmente ci accompagna in questo percorso e ci dà la possibilità di far segnalare dei video, i vostri video, e questa è una novità, nel senso che una volta si dedicavano le canzoni, adesso invece non si dedicano le canzoni, si dedicano i video, e quindi se avete un video di un vostro parente, un vostro amico che volete far vedere in televisione, naturalmente prima qui e poi in televisione, potete mandarci il link o lo potete mandare a Radio Parsi per la stessa cosa, e noi manderemo ogni volta un video segnalato da voi. Come si chiama questa rubrica? Yuzo, che c'è YouTube, Yuzo, che è molto semplice. Io non so se abbiamo Luca Teseo in collegamento. Eccolo qua, un applauso a Luca Teseo. Ciao Luca, come va? Ciao, buonasera Vincenzo, buonasera a te, al pubblico che è lì in sala, numerosissimo anche stasera. Beh, iniziano ad arrivare le prime segnalazioni. Questa sera vi offriamo un video che è un po' datato, però voi sapete che su YouTube, in giro per il web, in questo caso Yuzo, non c'è questo problema, può essere anche un video di 3, 4, 5, 10 anni fa. Allora, tra l'altro in questo video protagonista involontario un amico tuo, un amico nostro, di tutti quanti gli storici della radio, un DJ di Pescara, che è Pino Morelli, perché fino a qualche tempo fa gestiva nel centro di Pescara un negozio di dischi, e a un certo punto, sotto il periodo natalizio di qualche anno fa, gli piomba nel negozio, è proprio il caso di dirlo, questo personaggio che gli fa una serie di imitazioni. Allora vediamolo insieme. Ripeti. Marco D'Annibale, ciao. La balla. Ok, Marco D'Annibale, le venite Federica e Costanza. Ciao, buonasera, famoso Giuliacci. Buonasera, sorella nonno del pianello. Raimondo, sempre in mezzo alle donne. Uffa, che barba, che noia, che noia, che barba. Che barba, che noia, che noia, che barba. Ok, ciao Marco D'Annibale. Ciao, buon Natale. Buon Natale pure a te. Il finale con il volto di Pino vale tutto il video. Se trovate questi video in rete, segnalateli anche a noi di Parsifal, 085 75 300, oppure pubblicateli sulla nostra pagina fan o mandateci un messaggio di posta privato. Basta andare su Facebook e scrivere Radio Parsifal. Teniamoci in contatto anche su www.parsifal.it e naturalmente anche tramite la nostra applicazione. Basta andare su App Store o Play Store, a seconda del vostro gestore telefonico e vostro modello di smartphone, e scaricare gratuitamente la nostra app. È tutto per questa sera, un saluto a te e a tutti i tuoi ospiti. Grazie Luca Teseo, direttamente così collegato via Skype con Radio Parsifal. E noi naturalmente andiamo avanti con questo, che è un programma che piace a tutti, piace talmente che abbiamo avuto anche dei riscontri, degli ascolti molto molto forti. Io farei un applauso a tutti quelli che ci guardano da Rete 8 ogni martedì alle ore 23 con replica domenica alle ore 18. Grazie. Ecco, come vedete abbiamo l'appuntamento con Voice Zoo Talent, un appuntamento che stiamo portando avanti da un po' di tempo qui allo Zoo Tour 2014 con me, Vincenzo Olivieri, con naturalmente la Moma Band e con tutti voi. È uno spazio dedicato ai nuovi talenti, in collaborazione con Abruzzo Crea Talenti, che è un'agenzia che si occupa proprio di cercare nuovi talenti della canzone e della musica, soprattutto le voci nuove. Anzi, a proposito di questo, ricordiamo che potete telefonare al numero che vedete in sovraimpressione, proprio se volete proporvi come diciamo voce nuova, perché ci sono tante persone che cantano. Siamo su una penisola, quella italiana, che proprio è una penisola fatta di santi, poeti, navigatori e cantanti, e quindi praticamente se volete potete partecipare a questa iniziativa molto importante. In collaborazione con una importante casa discografica, la Maxi Sound di Verona, ci sarà una serie di appuntamenti qui all'interno dello Zoo Tour, dove faremo conoscere volta per volta, settimana a settimana, dei talenti della canzone. E poi ci sarà a parte un evento alla fine di
questo Zoo Tour, dove ci saranno tutti quelli che hanno partecipato in una kermesse che designerà la persona proprio che vincerà il tutto e quindi potrà incidere, pensate, un inedito proprio con la Maxi Sound. Ma non voglio tediarvi oltre, anzi vi presento subito la voce di questa sera che sicuramente apprezzerete, è con noi qui a Voice Zoo Talent Serena, grazie. Poi la verità, perché un'amica che ti ha tradito è un pugnale dritto al cuore, è un ammasso di macerie, un dolore che ti ha stordito e cammini per strada chiedendoti ancora perché la gente è tua amica quando gli conviene, ma quando hai bisogno non la veri più. Quando cadi tu sai che vuoi stare sola e pensarti più a te, che d'ora in poi più egoista sarai, non ti fiderai, perché un bene sincero non deve pretendere mai, perché un'amica sai sempre che c'è, non parla alle spalle al rispetto per te, sta male per te. Assopita, stai male perché tu contavi su di lei che era fiamma di candela finita e chiudi la porta che si stringe il cuore e chiudi le mani non le apri più, ti senti tradita ma non riesci a urlare, se hai vinto o sei perso non lo sai, ma vuoi stare più forti per Serena. Grazie, grande la voce, vieni, grande la voce, bella. Grazie. La canzone, non avevamo dubbi, una canzone inedita che, scusami, io lo posso dire, secondo me questa a Sanremo avrebbe vinto, non lo so. Grazie. Adesso io, perché è una canzone molto bella che, grazie, parla di un argomento molto importante. Io ho trattato prima un argomento, diciamo, sentimentale, tu l'hai trattato da un altro punto di vista, no? Sì, quello dell'amicizia. Dell'amicizia. Ecco, tu, come, cioè, è una cosa che tu hai scritto oppure hanno scritto per te? No, cioè, è una canzone che mi hanno scritto Massimiliano Titi e Riccardo Polidoro, che salutiamo con un applauso. Fanno parte appunto della casa discografica. Sì, la Maxi Sound di Verona, di Verona. Che salutiamo e ringraziamo, e naturalmente noi abbiamo avuto la possibilità di conoscerti. Tu non, grazie, sei di abruzzese, sei marchigiana, esattamente? Sì, Ascoli Piceno. Di Ascoli Piceno, e quindi salutiamo con un applauso tutti gli amici delle Marche che ci guardano anche tramite
lo streaming, perché lo voglio ricordare, Rete 8, nel momento in cui qui si vede naturalmente in diretta tramite la TV, se voi avete dei parenti, degli amici lontani e volete condividere con loro questo spettacolo, lo Zoo Tour, potete dire di sintonizzarsi sul sito di Rete 8, che c'ha una parte dedicata alla diretta streaming, e quindi potete seguire dal computer direttamente la trasmissione in diretta mentre sta andando in diretta qui in televisione. Allora, giovanissima, da quanto tempo canti? Canto praticamente da sempre. Da sempre, sì. Da sempre. Quindi, però vado a scuola da 3 anni più o meno. Quindi anche, diciamo, un'impostazione vocale, sì, una... studio, studio comunque musica. Benissimo. Qual è il tuo cantante o la tua cantante preferita, se ce l'hai? Non ho un cantante preferito, però un genere di musica che mi piace, ecco, molto, qual è? La musica classica italiana. Ah, bene, quindi bene. La leggera italiana... Lucio Battisti, Mia Martini. Oh, che bello, che bello. Mia Martini, sì. Fantastica. Lucio Battisti, stiamo parlando di miti. Senti, cosa pensi invece delle nuove generazioni? Ti danno emozioni? Cioè, questi che diciamo vengono, si affacciano agli ultimi Sanremo, però devo muovere un attimo una critica, senza una storia alle spalle, cioè non li si conosceva, li si conosce lì e sì, poi sì, subito sì, big. Alcuni diciamo che se lo meritano, altri forse. Sono dei fuochi di paglia, no? Sì, ma magari vengono sopravvalutate molte persone, sì, emergenti. Sì. Però comunque se appunto fanno successo e sfondano appunto il mondo della musica, vuol dire che... vengono bruciati, come Marco Carta che... no, Marco Carta piade fuoco, non si è saputo più che cosa fino a fare. No, sto scherzando. No, per fare una battuta, però effettivamente questo vuole aprire un discorso importante, sì, sì, perché sì, sì, non si può, e io lo dico in genere, giocare sulle aspirazioni, sui sentimenti dei ragazzi che puntano alle loro passioni e quindi a cercare di illuderli e poi buttarli via. Quello che non succede naturalmente con Rita Lizzi, con Abruzzo Crea Talenti, che vuole proprio valorizzare le voci. Abbiamo avuto questa collaborazione, a me fa piacere tantissimo scoprire, diamo l'opportunità di cantare, di esprimersi e poi naturalmente dare dei consigli per andare avanti, non certo per essere buttati in pasto alle major, insomma, vabbè, questo è un discorso un po' forse più complicato, ma lasciamolo perdere. Comunque quindi, volevo approfittare per ringraziarti per avermi appunto invitato in questo ma fantastico per me un piacere. Spettacolo. Grazie. Volevo ringraziare tutte le persone che stanno scaricando il mio brano, ovvero La linea infinita di te. Potete benissimo trovarla sui maggiori store internazionali, iTunes, Play Store. Volevo ringraziare appunto Rita Lizzi e tutta l'associazione appunto Abruzzo Crea Talenti per avermi dato la possibilità di appunto avere questo brano, insomma. Bene, noi siamo contenti di averti ospitato, ti e ti ringraziamo veramente per questa bellissima canzone. Grazie. Grazie. Serena! Avete visto? Insomma, abbiamo avuto il collegamento con Radio Parsifal, abbiamo avuto la nostra amica che ci ha parlato di lei. Allora, a questo punto io devo purtroppo ripetermi anche questa settimana, perché dall'inizio portiamo avanti questa cosa che sta avendo un successo veramente stratosferico. Io sono contento di potervi di nuovo presentare una fiction, come si può chiamare, una soap opera, una saponetopera, ecco, insomma, un film, una film, non lo so, vedetevelo voi e poi cercate di capire che cos'è, perché è veramente divertente, è veramente particolare, è una storia che si svolge all'interno di questo bellissimo centro commerciale dell'Arca, ce lo vediamo insieme, si chiama 100 vetrate. Nelle puntate precedenti, Santo, dopo un momento di malinconia nei confronti della sua ex, decide di dare un taglio al passato. Ma vaffanculo! E casualmente il fato lo consegna ad un incontro fortunato con Ale. Vabbè, sfortunata al gioco. Fortunato in amore! Che sviluppi avrà questo incontro?
Santo, che bello incontrarti. Dopo l'episodio dell'altro giorno, deduco che tu sei impegnato sentimentalmente. Vabbè, perché non mi dici come stanno realmente le cose? Guarda Ale, lascia perdere, ho ripensato proprio a poco fa la nostra storia, i momenti, l'invidia, le liceali. Non so che dirti, un sacco di cose che mi hanno dato fastidio, forse avranno dato fastidio anche i miei atteggiamenti a lei. Però ci ho veramente riflettuto, adesso basta, è una cosa chiusa, non ne voglio più sentire di Giulia, non voglio più sentire nulla di ciò che riguardi la nostra storia. Per me è chiusa. In ogni caso io non sono gelosa. Addirittura? Vediamo in un'altra occasione allora. Ma senza salutarmi. Buonasera, allora eccoci qui, siamo nella parte esterna della sala 2 del Multiplex Arca e stiamo aspettando gli ospiti di questa sera. Sono degli ospiti importanti, pensate che sono ospiti che vengono dagli Stati Uniti, esattamente da New York, e qui abbiamo un gruppo anche di persone che stanno aspettando. Pensate, sono conosciutissimi, sono rappresentanti di uno stile importante. Ma da dove venite voi? Da Pescara! Pescara, Pescara! Pescara per sempre! Ho capito, ma... Frascone! Frascone pure, bene. Ma chi state aspettando? I nostri miti! Stiamo aspettando? Cioè, la Funky Ground Crew! Oh, bravissimi! Ecco, l'hanno detto loro, Funky Ground Crew! È un, diciamo, è un gruppo... Bellissima, bellissima. Io credo che stanno arrivando. Voi, c'è qualcuno che viene da fuori Abruzzo addirittura per questo? Da Roma, ciao! È solo per loro. Da Roma, pensate. È slovacca? Dove? È
Slovacca. Slovacca, ecco, basta questo. Ecco, sta arrivando la macchina, sono atterrati oggi a Roma. Ecco. C'è un momento proprio di impazzimento. Sono loro? Eccoli qua, direttamente da New York. Eccoli qua. Vado da questa parte perché, ecco, mi piacerà vedere. Eccoli qua. Eccoli da New York, i Fun Ground Crew. Hello. Hello, boy. Hello. Hello. Eccoli, sono i vostri fan. Guardate scene di panico proprio. Fermi, devono fare lo spettacolo. Scusate, devono fare la performance, dai. Allora, scusate, perché qui abbiamo il... ci seguo. Vabbè, ragazzi, per favore, attenzione. Allora. Funky Ground Crew! Applauso forte però, ragazzi. Voi dove andate? Pure voi. Vabbè, mettetevi qua dietro però, non fate là dietro, dai. Ancora. Oh, lasciate. Oh, non ci arriva la fine del... Oh, fermi, dai, mettetevi là. Dai, scusa. Sì, anche i selfie adesso. Vabbè, sono muniti di radione, insomma, sapete, adesso vedrete veramente delle cose particolari direttamente da New York con il loro groove, con il modo loro di fare, con l'hip hop e con quello che naturalmente ci stimolerà veramente a impazzire tutti quanti. Io non so che cosa dovranno fare. Comunque, ve li presento. Con noi questa sera l'esibizione dei Funky Ground Crew. Applauso. And do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Machine. You got to have the feeling, sure as you're born. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up.
machine. Get on up, you got to have the feeling. Get on up, sure as your bone. Get on up, get it together. Right on, right on. Eccoli qua! Applauso di tutto il pubblico intervenuto qui. Funky Ground Crew! Hello! Very, very fine. Very fine. Thank you, thank you. Thank you, thank you very much. Okay. This situation is the face to face. What is the name of this dance? Cioè qual è il nome di, perché c'è una, un nome proprio questa, questo tipo di danza, questo tipo di diciamo di scontro, no? Una specie di duello, no? Un duello fatto fra due. Come si chiama questo? What is the name of the but is only the table. But is, but, ho detto but, come but is on the table, the windows is open. The microphone, okay, no, it's okay. So. I don't know the English, but you, but. The page, insomma, che, come here, please, perché, ma stai, come here. Okay. I have a question. Allora. Where you come from exactly? Da dove venite esattamente? Yes. Yes. Cioè io parlo che parlo tu parli inglese, tu do you speak English? Yeah, yeah, yes. Yeah, yeah. Where exactly? Where you come from? Da dove venite? Perché mo mi sta venendo un dubbio, però non vorrei che cioè, abbiamo fatto vedere con l'autista, la macchina, BMW, capito? La macchina. Tutta una cosa, capito? Where you come from? No, perché io già vedo nel, una cosa che fa, come mai pe? E soprattutto PN che sembra Portanova, cioè scusami, No. Sorry. Sorry, so, the stupid error. Ah, stupid error, certo. But why you no speak? Yeah, speak English with you. Sì. Sta so, prendendo una brutta pia. Mascheriamoci, per favore. No, scusami, adesso... So, non so. Com'è? Non so, non so, però io so di pescare, mi spiace qua a fianco. Proprio ci ho messo 2 minuti a venire qua, sono calate dallo palazzo, abita lo quinto piano. Veramente 2 minuti, appena so. A me ci sta BMW, ci va anche qua, che dinga fa. Abbiamo preso anche un albergo 5 stelle per farvi passare la notte. Che facciamo? Chi paga? Uno, questo? Uno se ne approfitta. Lo so, avete fregato però, scusami. Ho capito, ma non si fa. Cioè, vengo da New York, noi siamo mobilitati. Abbiamo fatto andare l'autista a prendervi a Fiumicino. Come stavate a Fiumicino, scusa? Dovete ritornare già, tornate da un viaggio vostro, per conto vostro. Capito. Vabbè, senti, vabbè, a parte... Prima di tutto, loro di dove sono, loro? Scusa, loro stanno facendo qua fuori fan che da New York... Cioè, dove, di dove siete pure voi, scusatemi, Siamo Frasco. Funky Ground Crew. Ah, siete proprio... Ah, ma non è senso voi due. Ah, proprio un gruppo. Ah, un gruppo. Cioè, voi siete rappresentati... Come si chiama quella cosa che avete fatto adesso, scusami, tecnicamente? Allora, in pratica oggi volevamo portare un po' di questo stile. Che cos'è? Una battaglia che si sì, fa? Sì, è una battle. Come si chiama? La battle. La battle, certo. La battle, certo. Message in the battle. Message in the battle. Sì. Ecco. Dove qua vi abbiamo fatto vedere un po' come funziona. Come funziona, certo. La funziona buona. Sì, è bello, bello. No, a parte scherzo, sono bravissimi. Io non so, mi hanno ingannato perché pensavo veramente fosse... Non avete niente da fare... Scusa, ma questa cosa, a Pescara siete solo voi oppure c'è qualche... Sono altri allora, gruppi, no? A Pescara generalmente siamo 2 gruppi. Ho capito. E noi siamo più piccoli degli altri. Piccoli come età? Piccoli sì. come età. Sì. Niente. Ma fate anche cose in giro per l'Italia? Sì, più che altro... Qual è il posto dove praticamente c'è una grossa cultura del, diciamo, del hip hop, della street dance, eccetera? Beh, generalmente a Roma si fanno contest in generale per tutta Italia. Sì. Roma è la capitale. Beh, certo, la capitale. La capitale. E voi quando andate la capitale andate così, va bene. Beh, a tutta Italia. Senti, si va a Roma. Chi fa parte del gruppo? Venite avanti, chi sono? Siete voi, eccoli qua, allora, non tutti, ma eccoli qua. Dai, presentaci, vai. Li si chiama Antonio Sever. Come? Sever. Sever. Che cosa vuol dire? Cioè, sono dei soprannomi. Sono i nostri nomi tu ti chiami Sever d'arte. Proprio? I nomi d'arte. Ah, il tuo nome è vero? È Alessandro Maccarone. Alessandro Maccarone, siamo Sever. Sever, capito? Non stiamo a rete qua. Sever. Mamma, quello come si chiama per esempio, scusa? Rabirt, capito? Ma no, che cosa stiamo facendo qua? Emigriamo, basta. Dai, poi? Legno. Legno si chiama, non voglio sapere il motivo, comunque complimenti.
è un tipo che l'estate galleggia e va a largo proprio. Va bene. Poi? Lato. Lato? Oscuro della forza, lato. Perché come... No, scusa, adesso spiegami anche il motivo. Perché lui si chiama Legno? C'è un Legno motivo. Perché il suo cognome è Legnettini. Ah, e invece lui? Perché sta sempre di lato, non lo so. Ah, sempre di lato. Stasera però si sta sforzando, insomma. Stasera. Lui, lui è la nostra ragazza. Esageriamo, se no con sopra, che sproposito. Donna baffuta, sempre vabbè, piaciuta. Come si chiama? Golden Hair. Golden Hair, ah, ho capito, capelli biondi, dorati, sì. Poi? La nostra seconda ragazza, Laura. Laura, ecco, nome normale, quantomeno, cioè, a posto. E poi? Renzo. Renzo, così si chiama? Renzo. Battute, no, 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 basta. E poi? È Blade. Lui. Blade e tu? Shock. Blade e Shock, che si sono esibiti, l'avevamo dato per scontato, vabbè. Vogliamo presentare velocemente quei nomi e cognomi? Vai, 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 veloce, dai. Vai. Sandro Mancarone. Vai. Stefano Di Gregorio. Manuel Legnettini. Francesco Danzan. Alessio Cavicchia. Laura Cetrullo. Emanuele Renzetti. Alessandro Pellicciotti. Facciamo un applauso a questi ragazzi, sono fantastici. Sono stati bravi, bravissimi, però... Dimmi. Roberto Montebello. E Roberto Montebello dove sta? Si è perso. Ah, sei tu, scusami. Giusto, è vero, l'hanno dato per seconda. Roberto Montebello. Allora, ragazzi, io devo dire che evidentemente siete stati bravi. Io non so se c'è qualcuno che vuole fare un SMS per dire qualcosa a questi ragazzi, se volete fare un'intervista, volete chiedere qualcosa di che voi ritenete importante sapere, potete mandare un SMS e noi lo... Ecco, è arrivato. Allora, i ragazzi che hanno appena ballato sono bravi, ma non saranno mai all'altezza di questo fenomeno. Guardate il video che vi ho mandato e mi darete ragione. Mandiamo questo video su questo link che ci hanno mandato da YouTube, vediamo un po', Yuzo. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima m'hai lasciato, e resto qui distrutto, disperato ancora un po', ma prima o poi ripartirò e salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino, e salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano, e salirò, oh, non so ancora bene quando, ma provando e riprovando salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un puntino lontano. No, vabbè, è fantastico. Grazie a chi ci ha mandato, okay. Non si è presentato, vabbè, comunque... Volevo precisare, sì, che è una pubblicità. È una pubblicità? Sì. Ah. E il vecchio ero io. Veramente? Sì. Ah, che stavi facendo quelle le performance, sì, la controfigura. Chi l'ha mandato? Non si sa, però forse tu lo immagini, perché insomma si tratta di amicizie tue. Poi, ringrazio. Va bene, va bene. Allora, io farei ancora un forte applauso e concederei questi fenomeni della street dance, dell'hip hop. Vogliamo dare, ma voi eventualmente siete anche in grado di ospitare nuovi, cioè, oppure un gruppo chiuso e quello è definito, oppure fate anche, non so, delle nuove leve, non so. Sì. Se uno volesse... No, generalmente noi siamo qui giusto per espandere questa cultura. Ho capito. Cioè l'hip hop. E se un ragazzo adesso che vede in televisione, okay, volesse... Noi ci alleniamo tutti i giorni alla stazione di Porta Nuova, PN. Tutti i giorni o quasi tutti i giorni. Tu vedi uno fa una stazione e vai a pensare che diventa una discoteca a Porta Nuova. Bene, bene. No, almeno. Almeno si fa qualche cosa. Voglio dire, ma ai piani alti o ai piani bassi? Cioè pure là funziona. È sotto? Ai piani bassi. State sotto, quindi allietate un po'. Bravi, bravi. Grazie. Quindi a Porta Nuova tutti i giorni dalle... Dalle 5 in poi. Dalle 5 in poi stanno là a fare questa arte. Bravi, 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 bravi. Complimenti, complimenti. Va bene. Allora, se mi permettete, io li accompagnerei, perché abbiamo questa bellissima macchina messa a disposizione da Autobruzzo di Pescara, una bellissima BMW X4, quindi adesso mi accompagnate ad accompagnarvi, così ripartite e ve ne arrivate, non so, a Fiumicino, dove siete venuti. Va bene, va bene. Signori, un applauso a questi ragazzi fantastici. Funky Ground Crew! Andiamo, andiamo. Scusate, vengo subito. Eccoci qua. Ecco la macchina che ci aspetta, questa bellissima BMW. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi. Dove sta questa? Ha perso il lato, dove sta? Dove sta? Eccolo qua. Oh, grazie, grazie, perfetto. Ah, si è riportato anche il radione, pensate. Prego, accomodatevi. Signori, ecco, li abbiamo avuti anche qui. Facciamo un applauso, eccoli qua. Funky Ground Crew, eccoli qua che ci lasciano
con questa bellissima vettura messa proprio a disposizione da Auto Abruzzo. Grazie, 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 grazie. Bene, allora a questo punto noi diamo la linea alla regia, perché adesso abbiamo un qualcosa di particolare. Sì, perché noi ogni volta che tocchiamo una piazza tipo questa ci poniamo sempre un problema. Abbiamo un nostro inviato che si chiama Zorro Dove Serve Corro, che va in giro proprio per chiedere, si fa delle domande e cerca di darsi delle risposte. Questa volta Zorro si è posto un problema che adesso andiamo a vedere. Zorro Dove Serve Corro, anche oggi ci siamo posti un perché. Il perché è proprio dietro di me. Perché Villa Raspa? Scusi, io sto girando qui, vorrei sapere perché Villa Raspa si chiama Villa Raspa? Perché si chiama Villa Raspa? Domanda, è una frazione di Spoltore. Ho capito questo, sì, ma l'etimologia, Villa, non so, anticamente da dove prende il nome Villa Raspa? Io peraltro sono un oriundo qui di Spoltore, quindi non ti posso essere un... Niente, ma tu che secondo te cosa pensi Villa Raspa? A che fare con le raspe? Oppure con le ruspe? Ma forse più con le raspe. O con le rospe. Con le raspe, con le raspe. Hai visto qualche rospa qui qualche volta? No. No, no, non si dice, non si dice. No. Va bene, grazie, noi continuiamo a girare, se no qua non ci spicciamo per stasera. Ciao, grazie. Ciao. Zorro, 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 dove serve corro? Dove serve? Ma corro, corro. E loro non mi riescono a stare dietro perché io corro. Perché Villa Raspa si chiama Villa Raspa? Villa Raspa, non lo so. Mannaggia la miseria, è dura oggi, Non lo so, non lo so. Sarà qualche pensiero tuo, Villa Ruspa, che fa con le ruspe, le raspe, le rospe. L'unica cosa è l'attrezzo che può richiamare a... Evidentemente quando hanno fatto la strada usavano le raspe, le ruspe, non lo so. Probabilmente. Non lo so, vabbè, Spoltore. E Spoltore invece? Spoltore, non lo so. Neanche qui. Vabbè, sei stato utile comunque, grazie. Vado a continuare il mio giro. Scusami, perché Villa Raspa si chiama Villa Raspa? Ah, non lo so. Non lo sai? Vediamo se lo sa lui. Perché Villa Raspa si chiama Villa Raspa? Non lo so. Dai, come non lo sai? Anche un pensiero, una cosa. Non lo so. Non lo sai. Vabbè, io continuo il giro, vediamo se qualcuno mi riesce a dire qualcosa. Sei di Villa Raspa? No. Sai perché si chiama Villa Raspa, Villa Raspa? No. No, qualche così, qualche pensiero? Niente? Niente, non sanno niente. Grazie, grazie. Agenzia di viaggi. Oh, agenzia di viaggi, quindi. Se noi vogliamo venire a fare vacanze a Villa Raspa. Voi cosa dite? Cioè, Villa Raspa, da che cosa deriva il nome? Non si sa. Villa non si Raspa sa. Spoltore, boh. Nessuno si è posto mai questo problema. No. Con chi stai parlando? Con un amico. Un amico. Ciao amico, sono Zorro, Dove Serve Corro. Vabbè. Qui la gente mi vede arrivare e chiudono le porte, pensate. Buonasera, scusate, devo fare un'intervista importante. Una domanda, perché da stamattina sto girando. Perché Villa Raspa si chiama Villa Raspa? Ecco, forse scusate. Prima ci stava qualcuno che faceva con la raspa. Che l'abbiamo pensato anche noi, ma no, c'è proprio una storia dietro questo fatto della raspa. Lei è di Villa Raspa? Perché prima era una villetta piccola, capito? Villa Raspa era piccola. Ah. Poche case, adesso è una... E quindi adesso potrebbe essere Villa Raspone? No! Oppure Villone Raspone? No, è una città ormai. Ah, ormai è una città, beh, ma esageriamo. Forse loro ci possono essere d'aiuto perché sono qui da tanti anni e ci possono dare una mano. Buonasera, buonasera, sono Zorro, Dove Serve Corro. La spada dove sta? Eccola qua, c'è la spada e il microfono. Che cosa fa più male secondo lei, la spada o il microfono? Certo. Di questi tempi il microfono pure però. Fa male. Fa male. Senti un po', noi siamo qui perché vogliamo sapere perché Villa Raspa si chiama Villa Raspa. Guarda, questo non lo so perché io sto da tanti anni a Villa Raspa, sono di Pescara. Ah, ecco, e vabbè, però non si è mai posto il problema perché si chiama... Non ho fatto mai questa domanda, perché di Villa Raspesi ci resterà l'1%. Una signora mi ha detto che qui una volta ci stavano tutte ville, era piccola, le villette, quindi si chiama... No, ci stecca la casetta là. Sì. C'erano questi qua. Sì, c'erano poche case, quindi Villa Raspa. Ma forse Raspa prenderà il nome da qualcuno che si chiamava di cognome Raspa. Ma chi ha dato questo nome? Non si sa. Mi dispiace. No, ma non c'è problema. Chiediamo al suo... Buonasera, mi scusi se la disturbo. Perché Villa Raspa si chiama Villa Raspa? Non lo so. Non si sa. Perché ci sono le raspa.
Ecco, ma tu l'hai vista? Cioè, perché la villa, cioè il fatto delle ville, perché ci hanno detto che una volta c'erano tante casettine. Io ho visto le raspe. Veramente? E quindi qua ho visto le raspe. Quindi praticamente il negozio che vende le raspe, dove stanno? Dove sta questo negozio che vende le raspe? Quello là. Aspetta, aspetta! Stanno. Siamo tornati all'agenzia e stanno facendo una ricerca su Google. Scusa, mettiti lì al posto, fammi vedere. Stavano facendo la ricerca su Google per quanto riguarda Villa Raspa. Cosa dice Villa Raspa? Dice qualcosa? Chissà pure se c'è. Vabbè, vediamo un po'. Una signora ci ha detto che una volta qui c'erano delle villette, quindi ecco, cosa dice? Che c'è Wikipedia, no? No, niente, non c'è Villa Raspa. Cioè, ci siamo posti una domanda che va oltre proprio, eh? Dovremmo fare un blog e parlarne. Perché metti una domanda, perché si chiama Villa Raspa? Dopo ripassiamo, fai la ricerca, intanto vado al tabacchino. Buonasera, scusate l'intromissione. Cerchiamo il tabaccaio, buonasera. Senta, ci hanno detto che lei sa il significato di Villa Raspa. Perché Villa Raspa si chiama Villa Raspa? No, ma ci hanno detto che va al tabaccaio. Il signore lo sa? Perché? No, non lo sa. Lei lo sa? No. No. Vabbè, insomma, non riusciamo a capire questo. Adesso andiamo qui a fianco perché stanno facendo ricerca su Google. Andiamo a vedere se hanno trovato qualcosa. Grazie, buona serata, buon proseguimento. Siamo tornati perché neanche lì al tabacchino lo sanno. Allora, niente? Non c'è scritto. Non c'è scritto. Allora, chiudiamo ufficialmente questa ricerca con un caso che per la prima volta dobbiamo chiudere senza risposta. Villa Raspa, si chiama Villa Raspa perché non si sa. Non si sa, quindi Zorro rimane senza risposta. Pensate un po', non vi azzardate più a fare queste cose, eh? Ma almeno Spoltore? Neanche Villa Raspa di Spoltore. Spoltore? Non sono di qua. Vieni qua, vieni. Ecco, almeno Spoltore. Oh, ecco qua. Allora, deriva da Speltaura, penso. Speltaura. Le tre spighe, il simbolo del. Perché c'erano campi di grano? Può essere, sì. Quindi è il granaio di Pescara. Bravo. Benissimo, grazie a tutti. Zorro, dove serve corro. Ecco qua, noi giriamo, così ci poniamo dei perché e naturalmente poi li andiamo a svolgere. Ci siamo stati sfortunati perché effettivamente Villa Raspa non si è saputo il motivo, cioè l'etimologia, da cosa deriva, non c'è storia, insomma vabbè, ne sapremo probabilmente di più la prossima volta. Vedo lì una serie di cartelli belli stesi a mo' di stadio. Buonasera, chi siete voi? Che cosa? La Croce Rossa. Che è successo? Venite, potete venire qua un attimo, velocemente però, dai, venite un attimo qua, venite tutti quanti qua, venite, veloci, dai, non vi preoccupate che tanto se cascate la Croce Rossa, venite, dai, veloci, eccoli qua, un applauso alla Croce Rossa italiana, mo voglio sapere che cosa sono venuti a fare qua. Buonasera, ciao, tutto bene, ma te l'ho visto, stavi al video, oggi, ciao, buonasera, ciao, uè, quanti siete, belli, giovani, chi è colui che parla, il rappresentante, sei tu, eccolo qua, il tuo nome? Pierluigi Parisi, un applauso, adesso vi facciamo, buonasera, ciao, vi facciamo capire, perché sono qua, io vorrei sapere perché siete qui. Allora, noi siamo i volontari del comitato locale di Spoltore, della Croce Rossa Italiana, peraltro abbiamo 9 mesi di vita. Siamo nati a gennaio... Dovete nascere ancora, 9 mesi di vita. Siamo nati. Abbiamo fatto già tante iniziative e stiamo facendo un'iniziativa sulla sicurezza stradale. 10 impegni per salvare tante vite. Non so se sapete che il 16 di novembre, domenica, ricorre la giornata per il ricordo delle vittime della strada. Noi con questi cartelli stiamo facendo delle foto e le condividiamo su Facebook, sui social, rispetto al codice della strada, e tu che fai? Insieme possiamo salvare milioni di vite. Io vi ringrazio, facciamo un applauso a questa bellissima realtà qui di Spoltore, grazie. Allora, siamo arrivati a un momento in cui proprio tutto cambia. Abbiamo visto delle immagini, abbiamo conosciuto degli ospiti, abbiamo visto degli artisti, insomma, di tutto di più. Però adesso usciremo da qui, virtualmente usciremo da qui con il telefono e andremo a sfrugugliare nelle case altrui, perché voi avete mandato degli SMS suggerendoci a chi telefonare e cosa fare per farli, diciamo, un po' preoccupare, ma insomma, sempre in chiave simpatica. Insomma, è arrivato il momento degli scherzi telefonici. Bocca a pè, grazie.
Signor Roberto, buonasera. Chi è? Io mi chiamo Augusto Nespole. Lei non mi conosce purtroppo, e io lo conosco perché praticamente lei, io sono un cliente suo del negozio, quello di cani, gatti, animali. Che è successo? Io mo lo volevo avvisare perché a me non è che me ne può fregare più di tanto, perché io il cane ce l'ho fuori e quindi poco male. Però lo volevo avvisare che quelle mangimi che voi vendete, quelle per i cani, purtroppo non lo so se quello è sensibile, qualcosa ci avrà la colite, non lo so. Ma proprio gli spara una diarrea al cane, che proprio non lo... Quando mangia quelli può stare anche 4-5 giorni a farmi un servizio per un giardino, me la congimate, insomma. Io volevo avvisare perché a me, io sto fuori, non me ne frega niente, se andiamo un po' di puzza la mattina, chiudiamo le finestre, vabbè. Però se uno ce l'ha in casa, è lo scongaca la casa, il cane. Capito, ma di dove sei, tu, scusa? Io vengo là, io sono nato praticamente a Pescara, però io risiedo vicino a Treglio, prima di Lanciano, insomma. E qual è il suo prodotto? Perché noi ne vendiamo tanto. Esatto, questa è una bella domanda. Fammela andare a vedere che c'ho dentro alla scandinata. Aspetta un momento, qua manca l'acqua, che non mi ricordo come si chiama. Aspetta un momento. Allora, qua vedo l'etichetta, si chiama... Ecco qua, allora sta scritto tra. Non lo vendiamo noi. Mo stava a dire una bugia, scusa. Io c'ho lo scontrino certo. E vicino c'ho. Perché sono preciso. E di quando è lo scontrino? Lo scontrino mo non si vede tanto perché è scungagato, però c'è il cane l'ha un po'. Però da quello che si vede l'ho comprato. E un mesetto fa, due mesi fa, tre mesi fa, sarà quattro mesi ormai. Quattro mesi fa? Sì, e io faccio la scorta. Io non ho voluto disturbare, però mi sono posto il problema. Siccome mio cane è quattro mesi che va a cacchina, allora ho detto, mo figurati se non c'è rimasto più proprio. Allora ho detto, mo lo devo avvisare, almeno lo dice agli altri, lo ritira, ci fa qualcosa, perché... Ma non ce l'ho, io non ce l'ho. Non lo so, eppure guardiamo, ce l'ho qua, c'ho lo scontrino e le crocchette. Ma non è che sono per i gatti e i cani proprio si sente male, non so, c'è una sorta di... Oppure mangiare, sarà un mangime, non so, per l'iguana, non lo so, perché il cane è strano che mi fa questa reazione, perché lui mangia le salsicce, le cose non gli fa niente, ma quando gli do è una cosa proprio che... Lo so, infatti pure secondo me non è buono, ma che ci mettono? Ma come le fanno? Mica queste le cose cinesi, che non lo so, perché mi sembra strano. E tu domani chiama direttamente. Io l'ho portato pure al vetraio, al veterinario. Perché non mi sarò trovato a casa, ma sto a pensare. Allora, al veterinario. Sì. Però il veterinario mi ha detto, guarda che questo praticamente ha una sorta di intolleranza verso un mangime che sta là dentro. Mo vai a capire che ci sta là dentro. Io mo non manco lo voglio toccare, perché sta fa che pure a me mi piace, dopo io sto sempre in mezzo alla gente, non è che... Non posso assaggiarla, capito? Se no l'assaggerei. Mo vado in ferie fra 10 giorni, e evidentemente la prima cosa che faccio è l'assaggio, così se mi pia almeno stinga la casa. Bravo. È una bella purgata. Ma come fate a vendere queste porcherie? Il mio cane è nato poncia, armasti chiù. Ma io voglio dire, lei mi sta pure a dire che lei dovrebbe venire a casa mia, si dovrebbe preoccupare. E lei non mi dice niente, lei mi dice, oddio, aiuto, aiutatemi, vediamo un po', portatemi il prodotto domani. E che voi lo vendete solamente? Dovete anche preoccuparvi della salute dei cani. Dopo dice la gente, i cani va via ad abbandonare. Secondo me tu ti preoccupa un po' della salute tua, perché mi sa che qualche problemino ce l'hai. La coccia, dici? Forse, non lo so, tu sai. Ma che mi sta prendendo in giro a me? No, mi sta fa brutto, compa. Ma non mi fa brutto a me, è Lucane che stinga a difendermi. Cioè, tu dovresti venire qua a casa mia, domani dice, fermati là, non toccare niente, arriviamo con la scientifica e vediamo che sta succedendo. Con la USL, ASL, come si chiama? Sì. Fatti curare però un po', perché secondo me ti bisogno di essere... Ho bisogno di essere curato, ho bisogno di San Badalo pure, una delle due cose. Però tu non ti puoi permettere così, se tu stai girato perché c'hai i prodotti che non funzionano, te lo puoi anche me, scusa. Io ti sto dicendo una cosa, io ti ho telefonato per farti una cortesia, tu mi stai di grazie, compa. Secondo me si sceme proprio, ma te lo dici. Voglio... faccio la faccia, si stronzate. Voglio, d'azzardato, tu mi hai detto a cucista, ancora piagne davanti allo cimitero di San Zerbe.
capite, compa? Niente azzardare, capite? Mo' apre come una cozza, capite? Mette la mano in canna e ti foto con una calzetta, capite? Io ti sono conosciuto tutto così con lui che te lo culo grosso e quando fa una croce fa una busta di coriandolo e carnevale penanna. Io ti sono conosciuto. Voglio ci passi anche in me che venga a essere. Ti faccio inglottire tutto lo mangiplicano mica che ne per due mesi, capite? Va bene. Sì, no, ma a parte gli scherzi, insomma, che stiamo dicendo, che ci stiamo ingazzando, ma tu conosci Veronica? Io conosco Veronica, una bionda, con i capelli un po', capito, tipo Cocker. Mostri esagerato. Perché? Perché Veronica è nipote, e non ti permetti più nemmeno di enumerarla, capite? So capito, perché se no che succede? Mo tu sei geloso di nipote, come è sto fatto? Tu pensi di essere geloso di moglie, non di nipote, scusa? Nipote, nipote da parte di chi? Di padre, di madre? Di padre. Mo te la passo. Ciao Robè. Dai, parla mo. Parla, però, sta qua, sta. Ciao. Allora, che è successo? Niente, stiamo in macchina, la sto riportando perché ha furato. La sto riportando a casa. Però, che sta succedendo, però? Niente, non ti preoccupare. No, niente, preoccupa, non con su, state, insomma, vabbè. Ora gli faccio fare un applauso così lo capisce. Siamo qui all'Arca, sono Vincenzo Olivieri, scherzo telefonico, commissione da tuo nipote, vai! Bocca a me! Ma mucho! Lo vedi che prima o poi uno ci casca? Lo so. Va bene. Apprezziamo la tua forza di difendere i tuoi prodotti e la tua nipote soprattutto. Veramente, guarda, un uomo tutto di un pezzo. Bravo, un applauso a tutti quanti, grazie. Complimenti. Vuoi dire qualcosa a Veronica? Vuoi dire qualcosa? La saluto, un abbraccio. Certo, sì, va bene. La prossima nella chiappi del legato. Bravo. Bravo, ok, grazie, alla prossima. Io farei un applauso fortissimo a loro, quelli dell'Olivierismo Ma Band. Farei un applauso forte a tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata. Grazie agli sponsor, grazie a voi tutti. Ci sentiamo la prossima volta e vi invito ad ascoltare, a far ascoltare la sigla finale di questo programma, che è un mio nuovo brano musicale molto bello, molto positivo, che fa bene a tutti quanti ascoltarlo e diciamo cantarlo pure. E allora vi salutiamo con la sigla che si chiama Non so perché, e io non so perché, ma stasera mi sono divertito con voi. Grazie, alla prossima, ciao, ciao. Se io come te vivo così questa vita, tra gente che ormai cerca da sé la via d'uscita. Tu parli di me, ma non so perché. Se tu come me vivi così questa vita, tra scena e realtà scrivo di me solo a matita. Io lo dico a te, ma non so perché. Vieni con me, vivi la vita, quello che intorno è uno zoo. Ti dico qual è la via d'uscita, entra anche tu qui nel mio zoo. E non c'è niente di più bello, su, credici dai, perché sai che tanti sogni tu ancora ce li hai. In questo via vai, chiusi così in una gabbia. Ti parlo di me, dietro un PC, che rabbia. I social che guai, siamo più soli che mai. Vieni con me, vivi la vita, quello che intorno è uno zoo. Dico qual è la via d'uscita, entra anche tu qui nel mio zoo. E non c'è niente di più bello, su, credici dai, perché sai che tanti sogni tu ancora ce li hai. Dai, spiegami su, quello del profilo sei tu. Non ti ricordo così, non so perché. Vieni con me, vivi.
nella vita quello che intorno è uno zoo. Ti dico qual è la via d'uscita, entra anche tu qui nel mio zoo. E non c'è niente di più bello, su, credici dai, perché sai che tanti sogni tu ancora ce li hai. Vieni con me, vivi la vita, quello che intorno è uno zoo. Ti dico qual è la via d'uscita, entra anche tu qui nel mio zoo. Vieni con me, vivi la vita, quello che intorno è uno zoo. Ti dico qual è la via d'uscita, entra anche tu qui nel mio zoo. Dai, vieni anche tu nel mio zoo, cosa fai lì? Ma non perdere tempo, divertiamoci insieme, la vita è uno zoo. Io? Oh, io non so perché, ma sono felice, sono contento, sì, con te, nel mio zoo.